saluto da In Civile Urbano. E un ben trovati a Tarta 4, a me c'è. Come va, ragazzi? Tutto bene? Tu hai detto bene quello che facciamo. Cioè, abbiamo guadagnato altri 10 iscritti, mi sa. Sì? Sì, siamo a 10.000 qualcosa. Oh, mamma mia! Pensa che passi da gigante. Ragazzi, comunque stiamo proprio procedendo. Se è finito, alla grande, alla grande. Scarrupa YouTube. Senti, si scarropa. Allora, cosa hai intenzione di fare? Innanzitutto ho upgradato le fiaschette dando i semi di... Ah sì, applausino, signori, siamo arrivati finalmente a 10 fiaschette. Ragazzi, mo dobbiamo finire. Mo ci mettiamo con la pancia e con il pensiero per completare il secchio. Sì, almeno finire tutti i boss con tutti i finali possibili e immaginabili. Ergo, ci dirigiamo direttamente presso uno dei cattivi di turno. Dei cattivi di turno, quindi andremo ad affrontare anche l'ultimo boss. Certo. Certo. Il più pericoloso di tutti, ne parlano tutti. Sì, sì. In città. Tendenzialmente sì. È il più pericoloso. È il più pericoloso. Ma prima di legarci da lui, buttiamoci in acqua. Facendoci anche un po' maluccio. Anche il tuffo in acqua comunque ti scende. Ma secondo me perché siamo un po' strusciati con la gamba vicino al muro. Pocetto. Sì, non pensi che invece siamo l'impatto il con l'acqua potrebbe anche darsi, potrebbe, sai, anche quando darsi. Fai il tuffo di panza, non ci ho mai fatto caso, però credo di sì. Qua questo qua, ragazzi, questi non li pensiamo questi proprio, sono perché... i ninja, sì, che hanno abbuscato abbondantemente in precedenza, sì. Quindi noi prendiamo il metanuccio che ci piomba addosso, avanziamo sulla fascia destra, assistiamo ad un incontro per la prima volta. Sì. Sali a cazzo bangoppo mura goppastidetti che sta città. Questa funa, questo rampino, ti sei scordato metana sinuchetino. Qui tutti si prendono ammazzate, tutti contro tutti. Sì. Qui c'è un altro passaggio, bel al nord-est. Sì, perché ti ripeto, essendo stata invasa tutta Cina dalle truppe di quello che sarà poi Yuhando. Sarà poi il boss negativo finale, allora ecco che ci hanno alzato delle difese, hanno sollevato quell'aquilone per fare un segnale, ma noi ne approfittiamo per prenderlo con il rampino e fare un tuffo nel passato. Un tuffo nel passato, perfetto. Quindi c'è una guerriglia proprio in corso, guerriglia, vedi? Urbana. E noi, niente, facciamo gli indifferenti. Non ce ne importa proprio. Passiamo solo giusto per accendere i falò. Il falò, proprio al volo, al volo. Eccolo qua. Perché qui bisogna, c'era la storia, certo, di... si è spento di tutto di nuovo. Di hanno spento tutte le luci e noi dobbiamo riaccendere i punti di interesse. Dobbiamo ridare l'illuminazione, sì, alla città. Però tendenzialmente dobbiamo anche andare un po' più spediti. Tranquilli. No, nel senso, tranquilli? Non dobbiamo... Strano da parte no, di... non dobbiamo essere capotici, sì, che per fare il salto poi andiamo a finire giù. Allora, ragazzi, qua dobbiamo risolvere un attimo una questione perché c'è un mini boss che dobbiamo affrontare prima di giungere poi a destinazione. Quindi pigliamo ammazzate con questi. Questo ci colpisce, niente, no, non ci fa niente, però. Ecco, applausino, anche perché siamo in mezzo un po' all'erba qui, non si vede niente. Questa è il punteggio, signori, attenzione! Siamo malissimo, alziamo le mani, non ci va bene, ci siamo incatastati! Questo potrebbe darci la prima soddisfazione di questa puntata! E lo sta facendo, ci crede, signori, ci dà un fastidio enorme! E questo solleva i nostri animi in questa puntata. Perché è l'ultima puntata, come ci dici tu, almeno speriamo lo sia, perché va come si è messa, se i tipi sempliciotti ti picchiano, vedi come ci arriviamo dal picchiano, che cosa? Ti picchiano, ti hanno sottratto un bel po' di energia. Ne avevi 10 di fiaschette, abbiamo festeggiato chi cazzo questa decina di fiaschette. Siamo già a 8, signori, proseguiamo, prendiamo dei metanucci, qui si sono aperte delle porte segrete, prendiamo queste scaglie di parmigiano che ormai non ne facciamo uso, non sappiamo nemmeno a cosa servano queste scaglie, forse per pullare. Distrarre, sì, un po' pure i nemici. Distrarre e pullare pure, secondo me, non l'abbiamo mai. Allora, questo sta qua giù indifferente e noi dobbiamo ovviamente tendergli l'agguato solito. Beh, figurati questo qua. L'agguatuccio solito, proprio facciamo di spalle, signori, ci togliamo il primo dei pensieri, poi saliamo sempre in maniera molto sterk. Questo voleva fare lui l'attentato, sì, lui l'attentato. Quando è bellino, accorge che possa uno dietro di lui. Ok, là ce n'è un altro pure, andiamo a prendere, amici, andiamo a prendere, chissà, pure guardano
non si sa. Lui sta facendo però la guardia alla guerriglia dall'altro ponte, no? Hai visto che stavano pigliando, si ammazzate. Boh, non è che dobbiamo dire che sono intelligenti, però manca sono proprio fessi. Sì, ma se vogliamo dirla tutto, tu sei a fo' burdella, Camille. Sei venuto qua in mezzo, guarda qua, chi sta dall'altro. Ma poi hai visto i Murillo, amico, lì sopra? Siamo ripetitivi a un certo punto, lo so, ma scusa, quello stava là sopra. Tu venivi da giù, l'hai visto che quello è stato aggredito da qualcuno, da qualche entità? Allarma, fa allarma agli altri. Invece continua la quiete. Guardate, signori, si ammazza gente e nessuno Là dice, c'è il boss, ragazzi, manca qualcuno qui. Manca qualcuno, nessuno lo dice. Quello era un boss. Quello è il boss. Sì, voglio solo un attimo far, perché gli vorrei togliere un pallino a gratis. Però se proprio non ci tiene a questa cosa, mi sa che a un certo punto pure. Vabbè, il pallino a gratis lui non ci tiene proprio. Anzi, lui non vuole assolutamente farsi togliere un pallino. Così, no, perché chiaramente, proprio se proprio dobbiamo combattere, dice meglio combattiamo ad armi pari. Mi sembra anche giusto, da un certo punto di vista. Mi sembra anche giusto, ma noi tentiamo ancora, signori. Oh, ma questo cammina, signori, mamma mia, applauso! E chi se l'aspettava riuscisse a camminare su quel porto valle lì? Vabbè, andiamo, signori, risaliamo, però potremmo usarla a nostro vantaggio, insomma, poi fare cosa? Guarda quello come agile, chiatto. È abituato proprio, cioè, secondo me. Ma contro chi sta combattendo? Ma sta combattendo, chi sta proprio nervoso, fa? Quello. Ma guarda là! Signori. Ma signori, ma che sta succedendo in questa puntata? È stravagante questo mini boss. Attenzione. Un altro della famiglia dei Cattoni, sì, anche lui. Con uso spropositato di sostanze alcoliche. Stupefacenti. Allora, se vado di qua dovrebbe resettarsi il tutto, credo. Giusto? Sì, perché siamo proprio lontani, no? Si tranquillizza lì pure il Cattone. Dice, calma, sono andati tutti via. Non c'è più gli amici miei, non ci sono più. Però ma io muto da qua sopra, riesco a fare. L'importante è che siamo buoni in salute, devo dire. Secondo voi riuscirò a fargli un attentato di quelli là proprio stealth da qua sopra? Se riuscirò. Ah, non cadere! Sei proprio stealth! Tranquillo, tranquillo. Applauso. Quindi non c'è nulla da fare, ci rinunciamo al pallino mentre lui beve, signori. Affrontiamo questo incontro contro due pallini. Pensate un po'. Che prova di carattere da parte di Tarta. Applauso, via. Questo infiamma la fiamma. Beve del super alcolici. Ognuno di loro fa una cosa. Chi infiamma, chi veleno, chi è. Adesso beve dei super alcolici per incendiare. Adesso si beve il petrolio. Però non mi fa pensare che no, guarda che succede. Ma parliamone, parliamo. Ma questa cosa berrà tra poco. Eccolo qui, un altro sorsetto di petrolio. Non so, da delle sciamarrate, signori. Attenzione, perché ci ha levato pure una bella fetta di energia. Attenzione, allontaniamoci, facciamo il tifo per questo Cattone che ha due pallini, signori. Ci teniamo tanto a questa cosa. E che dà delle botte, date le botte che dà. Però vive troppo, secondo me, a questo viziaccio. Ma non è il fatto che non gli contesti il fatto che lui è un ubriacone. Puoi bere, ma non è il momento giusto, capito, per bere. Dopo, combatti, ammazza il nostro amico Tarta. E poi bevi pure insieme, guarda. Con tutto lo stadio beviamo. Ma oggi sei particolarmente cagazzo. Certamente, signori, in virtù del fatto che siamo nell'ultima puntata, vorrei dare, sai, il quel contributo. Tocco frizzantino. Sono un tipo un po' frizzantino. Ma aspettalo, caga. Io... Mamma mia, signori, quando le tengo del proprio insopportabile. E sono davvero un po' chiatto. Bevo tutto quello che trovo. Sono sempre un po' fatto. Sono in possesso di due pallini. Me li tengo stretti. Non voglio casini. Quando la mattina mi scende hanno più calore e mi fanno un bicchiere chi ne petrolio. Mi piace sto gusto un poco potente. Ma facci la capa, ma fa proprio bene. Vabbè, sì, ragazzi, però va lì andate in scioltezza, dai. Sì, qui okay. Si soda. Il primo pallino è andato, signori. Comunque, ragazzi, sempre il caldo, è sempre il caldo. Io voglio solo portare la vostra attenzione che stiamo registrando in modalità veramente squagliard. Squagliard.
E quindi a noi ci piacciono queste cose, ci sentiamo un po' a male, sai, dopo ci andiamo questo a fare intanto un ci sta fa perdendo sì, sì. Ci sta fa perdere tempo un sacco, sì, vabbè, questo signori un sacco di tempo. Ormai il primo pallino, il secondo pallino si è spento, resta solo l'ultimo pallino che se ne sta andando senza particolari emozioni, purtroppo. Senza particolari ambizioni. Eh sì, perdiamo ogni tanto quel poco di energia che, oddio, ci fa sempre piacere, perché comunque signori siamo anche a due fiaschette, infatti. Bisogna anche dire questo altro aspetto di questo match. Lasciamo le nostre amate inseparabili castagnole che rallentano un po' il tutto e pariamo le sue spadate, la nostra postura pure un po' a dove, ma anche la sua, signori. Quindi non facciamo altro che attendere l'esito di questo match, di questo incontro che vede purtroppo uno sconfitto e un vincitore. Certo. Dai che prevede la partita a danni. Chissà chi è, ragazzi. Ok, invece abbiamo picchiato questo Piattaman, ci prendiamo anche il suo grano di rosario. Ragazzi, ovviamente capisco e vi premetto che qualche parte diciamo non è stata fatta proprio completata. Però voglio anche dire che è anche una sfida in più, perché non ho completato tutti i grani di rosario, quindi non ho la postura e la vitalità al massimo, sì, sì, il quindi... che potrebbe anche diciamo avvantaggiare un po' il boss, il boss che andiamo a combattere di qui a pochissimo, certo. Quindi come si dice, il compromesso, va bene, il compromesso storico, sì, sì, intanto vabbè, qua siamo nel punto di farming più importante del gioco, ragazzi. Puoi sempre scrivere tutti i grani di rosario dove trovare tutti i grani di rosario. Qua dicevo il punto di farming più importante del gioco, ragazzi, perché qui i tizi che ivi risiedono danno parecchia esperienza e vi permettono di accumulare punti sballo, onde poi apparare tutti i trofei del mondo che vi serviranno per quindi il platino. Si farma qui. Qui si farma a pazzi. Uno viene qui e si fa una bella scorpacciata di farming. Allora, perché vi faccio pure un po' vedere, dai. Esatto, allora tu parti da qua su, esatto, salti poi qua. Ti butti giù, butti e giù, il primo te lo capovolgi. Poi ti prendi pure il metano, che è la prima volta. Ecco il metano, è una nuova energia naturale. Poi da qua si va giù e c'è un altro e te lo fai sempre così. Sempre stealth. Ecco qua. Questo ci dà anche il grande pugno di fuliggine. Sì. Poi ci prendiamo quest'altro metanuccio, un po' di pillolette. Contro il mal d'aria, maldauto. Qua c'è un altro tizio. E poi ce ne dovrebbero essere altri due che però non vedo. Come mai? Abbiamo perso un po' di tempo. Forse se ne sono andati. Mi sa di sì. Poi, comunque, stanno altri due ragazzi. Funziona pure così. E quindi ve li fate. Insomma, ve li farmate. Allora, mo' qua cerchiamo di essere veloci, amici. Non ci perdiamo in chiacchiere contro questi tezzi, perché sono veramente troppa gente che ci ostacola il cammino verso quello che sarà. Il pre-boss finale, se così lo vogliamo dire. Ma dove sono gli amici miei? Mo' ti faccio vedere subito. Stanno proprio sparsi un poco lungo la scalinata dell'abisso. Sparsi quella. Prendiamoci il metano intanto, signori. Ecco qua. Il primo sta qua dietro. Non lo caghiamo. Non li caghiamo proprio, non ragazzi. Non li caghiamo, quindi. Cioè, andiamo proprio diretti. Raccogliamo giusto un poco di metalli in giro. Al volo. Sì, no, ma perché qua tu ti potresti anche fermare a fare un'approfondita. Oh, attenzione, attenzione, bravissimi ricerca. Ragazzi, sparatelo ancora. C'è anche un urco. C'è l'urco assassino qui. Sì. Amici cari, siamo giunti a 10.000. A 10.000 venti forse siamo ora, non sembra vero, siamo tutti in una favola e ci dispiace per gli altri che sono fuori alla va. Siamo proprio irrequieti, cioè non ci veniamo in sapere, dobbiamo essere veloci, veloci. Certo. E allora signori, con velocità, secondo proprio la politica, lo stile di vita di Tarta, andiamo avanti. Sì, ok ragazzi, qua è il fatto che ci proietta nella prossima avventura contro un boss abbastanza cafone. Ah, qui c'è un boss quindi, in questa zona tutta infiammata. Cioè, adesso te lo faccio anche vedere, eccolo là. Eccolo là, quel pecoraro là. Adesso aspettiamo che ammazzi.
i tizi qui della sempre guerriglia tra certo, di loro certo, pure certo, certo. Per tutta una storia di Lorenz, tutta una sorta, una questione di Lorenz di Lorenz d'Arabia, c'è una guerriglia. Ok ragazzi, qua dobbiamo essere molto precisi nell'attaccarlo, perché c'è anche una tecnica molto subdola, amici, però non ve la voglio far vedere perché veramente, cioè, farebbe venire lo sconforto a tutti voi, in particolar modo in civile. Cioè lo potresti uccidere senza manco toccarlo. Però anzi, prendiamo i buffi, esatto. Che forse è meglio, dicevo, la tattica contro questo consiste nello stargli quasi appiccicato nell'80% dello scontro, perché se no sempre sotto i piedi, sempre sotto i piedi, perché come vedi è grosso, è massiccio, e se ti becca ti fa anche ti abbastanza, ti becca con questi cuppinoni di fuoco, secondo me ma poi fa anche diverse cose, come hai potuto vedere prima, anche i salti, cose. Però quando poi vai sotto poi fa questo salto, noi saltiamo a nostra volta, prendiamo il rampino, ci agganciamo e gli andiamo sopra. Ok, qui è proprio il tuono di fuoco, il vulcano di fuoco quando fa quel salto. Sì. Siamogli sempre sotto, signori. Poi quando si accascia, ragazzi, ovviamente possiamo anche approfittare santa ragione per dargli delle spadacciate nel culo. Sì. Io comunque vi farei un applauso per i tre pallini. Tre pallini, Così. Via di qua. Tanto per. Speriamo che ci dia qualche soddisfazione. Dipende da come si mette l'incontro, ragazzi. Sì. Che se si innervosisce particolarmente, potrebbe fare una serie di attacchi che potrebbero dare noia. Ho capito. Però se si sta fermo così, come sta facendo Mu, cioè nel senso che si muove, eccessivamente. Ma purtroppo conosciamo la tecnica, certo. Signori. Quindi direi che sarà un match un pochino lento. Un po' scontato. Mica tanto poi, perché il primo pallino già. Sì, sta già andando a farsi benedire. A fare in colon, quindi signori. Corsa. Sono già via, i due classici pallini. Però già nel secondo pallino diventa più nervoso. Aggiunge qualche luppettino un po' più colorito. Sì. Allora, qua è obbligato. Abbiamo tolto il primo pallo, siamo gli un attimo lontani. Lui che fa? Beve, fa qualcosa. No, lui si incazza perché veramente mette in faccia, chiaramente si nervosa. Ecco qua. Allora, da qui comincia a fare le cose strambe, vedi? Infuoca tutto e noi possiamo. Oh, lancia anche? Sì. Onde di fuoco, sì, verso non solo di noi. Quello, ma fa anche un attacco abbastanza bastardo. Vabbè, per ora però questo paccaro non riesce proprio a dartelo lui. No, qua saltiamo. Un paccaro fatto bene su misura. Qui, ecco qua di nuovo mossa segreta, noi di nuovo ci riaggrappiamo. Si è aggiunto questa mossa, sì. Quest'era. No, ne è aggiunta anche un'altra, anche che un'altra. Però non ha ancora sfoderato. Allora, qui si sta preparando al salto. Ah, no, mica ho sbagliato. Buono, signori, applauso, perché comunque vedete che poi una botta secca. Questo è negativo. Ah, vedi? Questa è l'altra novità. Sì. Palle bisogna adesive, scappare. Palle adesive. Tutto spiano. Che possiamo scansare, sì. Scappando, insomma. Scappando più in diagonale, più o meno. In diagonale. Salto perfetto, mortale. Adesso si ritorna come prima. Ci andiamo a rifugiare sotto il suo scroto, sì. Se vogliamo, e restiamo lì mentre lui si dimena, ci dà una zampata che pariamo, e adesso salto. Farà un altro salto, quindi allontaniamoci perché si crea questa sorta di onda esplosione, esplosione cosmica. Oh, però questa ciampata che coinvolge un po' tutti, vedi, sì, la ciampata come pericolosa piano. La ciampata, il bello è che abbiamo pure 9 fiaschette, vabbè, 8 fiaschette in questo momento. Applausino, signori, perché questo boss potrebbe darci un cuppino forse. Oh, altre ma visto adesive. Che c'è ancora tanto tempo di vita anche lui, potrebbe scapparci un bel cuppino di fuoco, anche per assaggiarlo, che non abbiamo ancora assaggiato nemmeno gli effetti di questo cuppino. Altre palle adesive. Ci può fare seconda fase pure a lui, deve esprimersi. La terza fase invece cosa succede? Pensiamo già a domani. Fa una bella storia, aggiunge ancora una cosa in più. Un'altra cosa in più. Alquanto pericolosa pure tra le altre. Va bene, staremo a vedere allora, perché tanto ci avviciniamo alla terza fase, signori. Mancano una dozzina, 4-5 spadate fatte bene nei coglioni, mentre lui ci attacca inutilmente, perché noi scansiamo tutto
Allora vediamo, eccolo un po' qua, se riusciamo a beccarlo. No, niente, dobbiamo prima allontanarci un attimo. Esplosione di fuoco, poi col rampino addosso, signori. Ecco qua, mi sa che questa è l'ultima fase definitiva. Okay. Ora ragazzi, c'è la fase finale e definitivo. Dobbiamo starci attenti, perché qua se ci becca veramente ci struppea. Sì, sì, senza criterio proprio. Guarda, ecco là, qua, questa è la nuova mossa. Mo infuoca tutto praticamente. E se ti trovi là in mezzo so dolori, perché poi non puoi scappare, capito? Però noi ci siamo portati all'esterno, il che ci dà un buon margine, un buon vantaggio per dargli le prime spadacciate. Un buon margine di miglioramento. Sì. Dai, vabbè, lui spadacciatelle. Sì, quando fa questa. Ma poi questo fuoco resta lì. No, beh, dopo un po' svanisce, questo, ovviamente. Chiaramente. Però lui lo fa, continua, però lui lo fa proprio, cioè, a ruota libera. Infatti, però può restare anche al centro. Sì. Al centro sì. Però il problema è che se lui mo si incazza e ti fa una di quelle mosse che tu dovresti scansare a largo aperto, in campo aperto, non ci puoi andare. Perché non vedi, c'è il fuoco. Ho capito. Vabbè, però comunque stai gestendo bene l'arte. Cioè, c'è il fuoco, non c'è il fuoco. Sei rimasto al centro, infatti, non hai ricevuto tanti danni. Risentito. Non hai risentito. Questo dolore è una bella pedata in testa, applausino, perché comunque ci sta, signori. Purtroppo non ce la sentiamo di fare un tifo accanito, visto le fiaschette che sono ancora 5, visto il suo ultimo pallino e la semplicità con cui, insomma, gli togliamo svaniscono pallini vari. Sì, sì, se ne vanno via con una certa velocità questi pallini. Ma anche quest'ultimo pallino, nonostante i suoi nuovi loop legati alle fasi, non legati è, alle favole, legate anche alle favole, soprattutto, non è che ci stiano dando poi tutto questo fastidio. La solita canzone, signori, siamo qui e assistiamo, fiduciosi forse, in un cupino a mano a smetto. Eccolo qua, lo sei come questo, bene, comunque le fiaschette vanno giù, perché adesso dobbiamo bere ancora un'altra volta e scendere a 4 fiaschette, signori. Attenzione, perché l'ultima fase potrebbe essere quella più significativa, più simbolica. Ti ricordo che abbiamo pure 3 resurrezioni ancora, Le resurrezioni, vabbè, per dirlo dove si ammea. Per dirlo così, dai, volevo esaltare un po' col tutto, ma sappiamo benissimo, siamo consapevoli, noi allo stadio, come vedi, uno stadio del tutto assente, anche molto ma anche se vogliamo assorto, ammutolito, annaggia il cazzo della pedata. È assorto nei pensieri e nelle speranze anche. Perché ti ripeto, il cupino può sempre uscirci, signori, ma l'energia ormai è andata via. L'energia ormai parla chiaro. L'energia ormai parla chiaro, signori. Ultimo pallino, ultimi frammenti di energia. Sekiro, Sekiro, con la spada in mano sei diagnostico. Sekiro, Sekiro, transenna tutto il karate. Sekiro, Sekiro. E attenzione che la fase finale forse dovremo incalzare un po' con il tifo, signori. Si è creata anche questa bella atmosfera di fuoco qui allo stadio. E vediamo adesso se il boss ci stupirà con una delle sue mosse inaspettate. Ma dove, dove, dove? E quando soprattutto? Che gli manca uno sputo di energia. Fai almeno l'ultima mossa girandola, che ne so. Inventati qualcosa pure tu. Fai cadere un meteorite. Signori, vuole prendere proprio i cuppini. Che basta. Ah, eccolo qua, ragazzi, signori, eccolo. Il pallino se ne okay. va. Quindi come si chiamava questo boss? Demone dell'odio. Demone dell'odio, bene. Ti odiava. Che però, tra le altre cose, io non so se ho interpretato bene, ma tu lo sai che questo potrebbe essere tecnicamente lo scultore? Lo scultore? Sì, sotto false spoglie. Pace all'anima sua, allora. Perché mo ti faccio vedere una cosa. Mo te faccio vedere una cosa. Oh, fammi da vedere. Allora, innanzitutto ricordo del tema del lapislazzuli, che sono importanti, ragazzi. Sì, i lapislazzuli servono ad upgradare l'ultimo step, diciamo, del braccio prostetico o protesico. Capito. Quindi, quando voi arrivate con tipo per esempio la lancia, no? All'ultimo step di upgrade vi servono i lapislazzuli. E quindi questo ne dà due. Quindi quanti lapislazzuli occorrono? 2, 3, 4, 5? No, mi sembra che ce ne vogliano 2 per ogni fatto, quindi 8 in tutto, se non mi ricordo male, Se non mi ricordo male, potrebbero essere anche di più, anche ma non 3, mi ricordo. Tipo... anche 3 o anche 4, figurati, quindi. Però diciamo un numero non proprio spropositatamente considerevole, sì. Tipo, no, 10 all'1, hai capito? No, beh, questo la cosa un numero compreso tra i 2 e anche perché 4. Se ne trovano talmente poi. Allora ragazzi, torniamo un attimo lì qui in campagna, ok? Va bene. Ok, amici, allora siamo di nuovo qui. Ti volevo far notare che, sì, a parte, diciamo, adesso come funziona l'upgrade, lo scultore non c'è più. Ah. E quindi questo mi fa pensare che quel tizio sia lo scultore.
Perché tu, cioè, proprio subito dopo che hai ammazzato lui, questo se ne va e non ci sta più. E quindi sei tu stesso che ti metti là con il cacciavite in mano ad aggiustarti il braccio. È imparato come stile. E te, è chiaro, cioè, hai imparato un... andando dal masto, bravo, per tanto tempo, come con il meccanico, gli elettrodi, cioè insegna. Dal maestro ti insegnano. Dal masto hai preso anche, pure la cosa bella è che si è preso tutto il negozio. Certo, tutta la bottega, vedi, cioè, il cacciavite, lo scalpello, tutto. Vabbè, ragazzi, quindi adesso non ci resta altro che piangere e andare al boss definitivo finale. Boss finale? Sì. Beh, scusate, voglio spendere un poco questi 4.000 soldi che tengo, giusto per non diffondere. Cosa comprare? Perché sinceramente compro una lacrima, ma compro dei tutto coriandoli di vino, vai. 15 coriandoli di vino. Via. Ecco qua, ci piace festeggiare. Sì. Comunque, signori, prendiamo il nostro falò e prendiamo ci dirigiamo la via. Direttamente dal boss finale. Sì, sì, sì. Beh, questo ci incuriosisce molto perché se ne parla tanto. E dopodiché, ragazzi, dopo aver vinto, si spera, in maniera abbastanza tranquilla contro il boss finale, faremo i tre finali. Ci salviamo tutti i salvataggi possibili su tutte le piattaforme facciamo del mondo. Facciamo tutto in una puntata. Tutto in una puntata, ragazzi, perché finiamo. Senza che ci sarà un po' più lunghetta, però almeno ci troviamo fatto quello che dobbiamo fare. Ci troviamo fatto tutto, ho capito. Castello di Ascita là fuori sempre. Qui c'è Sempre Emma che sta piangendo su sul nonno che è morto. Sì, è morto. E noi dobbiamo andare a fare quello che dobbiamo fare. Quindi noi dobbiamo andare. Poche ciance, bando alle ciance, ciance alle bando. Abbiamo un compito molto arduo, molto chiaro, preciso e conciso. Stiamo a vedere, signori, cosa succede. Schippiamo tutto, saltiamo sui tetti e dirigiamoci dal boss finale. Dal boss finale. Sì, definitivo e finale. Sì. Allora, dove si qua, va? Conosci la strada, sì. Dovremmo andare da questa parte, aprire questo canale. Ah, già sta aperto il cancello, accendere il falò in caso proprio. Là qua ci stanno pure due che andrebbero anche affrontati. Però, raga, come al solito, Non stiamo a perdere tempo con questi due. Andiamo direttamente al boss finale. Cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare. Non trovi? Vabbè, qui comunque chi c'era non sette lance di Ascina, un tizio con un pallotto. Insomma, ce lo skippiamo un po'. Ci possiamo sempre tornare, non è che quello se ne va se tu uccidi il boss finale. Quindi vabbè, noi comunque andiamo dal boss finale. Dal boss filantropo. Via. Prendiamoci un po' di metanucci. Questo boss finale dove stiamo? Sta qua giù. Ti ricordi il primo proprio passaggio segreto all'inizio di quando siamo stati con Lord Culo? C'è pure un altro falò. Esatta. Ti fa capire che qui è una zona in cui uno ci tornerà tante volte. Sì. Partirà da qui per entrare in questa porta, magari. E va bene, ragazzi, potenziamo pure quella, sfruttando il demone, il ricordo del demone dell'odio, potenziamo la forza di attacco. Sì. Facciamo un check del fatto apposta. Qui togliamoci tutta la roba inutile e andiamo. Andiamo spediti, signori. Ok? Verso nuovi orizzonti. E nuovi orizzonti. Oh, raga, mo concentrazione perché qua io mo signori, sulle mani perché l'ultimo boss, almeno per l'ultimo boss, crediamoci. Ci siamo qui a sostenere. Che tenerezza. Il nostro boss. Il nostro caro boss. Intanto. Tutto inizia con un filmato di Guru Meditation. Ferma. Allora, tu che vuoi? Ricordi che questa ha trovato la seconda lama mortale. Già uno che non si trova. Fratello generico. Ha trovato anche un'altra lama mortale. Che già uno non si trovava. Trovata la seconda. E mo va trovando pure qualcosa. Certo, mo chiaramente lui dice: io ho l'arma mortale 2, voglio tutto quello che hai. Ma poi Curus sta sempre in mezzo, Curus, ma tanto Curus, mo te ne hai. Fai persone 6. Tu mi stai a perdere Dio. Vabbè. Comunque, Guru Meditation sta dicendo: Seghilo, per cortesia, che si sta a fare già troppo il pagliaccio. Gentilmente potresti occuparti della faccenda. Della faccenda, e tu dici: sì, è una vita che faccio questo. Mi è il mio mestiere. Sono sottinteso. Mi pagate proprio affinché io stronchi le vite agli altri. Eccoci qua, siamo pronti. Ok, ragazzi, di nuovo punto dal capo. Sì. Ancora sulle mani, signori. Non tanto per la difficoltà, per cosa, ma giusto perché l'ultimo boss è sono quattro fasi. Quattro fasi, signori. Quindi proprio qui sono sbizzarriti i programmatori con i pallini. Pallini a go-go. Ok, ragazzi, allora questo parte direttamente con la sua lama nera. Fa il doppio attacco che noi prendiamo. Doppio attacco, signori, alziamo le mani perché questo fa male.
Natale. Noi qui facciamo la contromossa Strucker, sì, vero? La contromossa Michini. Annaccia, sta contromossa. Questo è pesce ancora, signori. È molto aggressivo. Siamo solo nella prima fase, signori, signori. Qui bisogna crederci, mi sa, Perché se la prima fase è così, penso che le altre fasi saranno ancora un pochino più cagacazzi. Saltiamo, schifiamo, il cazzo. Un'altra testimonianza del fatto che questo sia veramente potente è il silenzio di Tarta. Chiaro silenzio di Tarta e concentrazione costante nel tentativo di farlo fuori, evitando di fare figuracce nel web. Ancora attenzione, signori. E ci difendiamo egregiamente a questo punto. Forse stiamo iniziando a ingranare con i tempi, con il loop. Però ho preso già due fiaschette. Questo e Tarta non è si è pigliato gol. Sì. Perché ha perso due fiaschette. Intanto lui si è fermato un attimo. Intanto qualcosa non va, ragazzi. Cosa è successo? Perché tu sei riuscito a farmi male comunque? Vabbè, lui si guarda la lama. Questo è un frescone esagerato, sì, sì, che potrebbe fare il modello tranquillamente anziché venire nei campi sterminati qui però, a combattere. Però fa. Gli viene un po' il vomito adesso. Si è tagliato la canna. Ah, si è tagliato lui? Sì. Perché adesso? Perché adesso cosa succede? Lui ha fatto proprio una cosa. Diventa un po' splatter qui. Sì, un po' alla casa, tipo la casa. Resident Desk. Sì. E intanto. Esce una mano, adesso gli ha la spada. Ma quindi sta qualcuno nel suo corpo. Sì. E chi è? Chi sei? Non te lo faccio vedere. Sai, cioè, poi dici che spoiler. Guarda, no, sta facendo. Hai ragione, hai ragione. Bravo, bravo, hai capito come ci si comporta. Vabbè, sì, guarda, mo, chi qualcuno. È? Guarda, poi questo è uscito da corpo. Già lo studio. Già lo studio, è già preparato. È già per la spada. Va bene, signori, accettiamo. È il nonno, signori. Colpo di plot twistone. Il nonno morto è stato evocato nel corpo del nipote autoscannato di Mochis, signori. Quasi che ci tene, questi sono cazzi, ragazzi. Allora, cerchiamo un po' di. Signori, alziamo le mani. Siamo a 8 fiaschette. Due fiaschette perse nella prima. Dobbiamo fase. Parare per bene, ragazzi. Nel primo pallino. Perché qua ogni errore, questa è croce di Ascina, quindi scriviamola. Ok, doppia botta qui. Mm. Attacco, attacco, parata subito. Seconda e terza parata, cortesemente. Michiri. Michiri. Tartu sapa a memoria, come vedete, signori. Però noi alziamo ancora le mani. Perché nonostante Tarta sia molto preparato rispetto a questo grande boss finale, può sempre scapparci. Certo, sai, come no. Ma che se volete, pure una fase di quella regolare, un loop irregolare come questo, doppia spadata in testa, fa un male incredibile questo nonno incazzatissimo, tra l'altro. Vento di terra e noi scappiamo via e beviamo, ne approfittiamo per bere e siamo a 7 fiaschette, ricordiamolo, anche se la postura del nonno sta veramente al limite. Ah, perché non attenzione, signori, perché comunque scende, perché comunque ricordiamo ok, pallino, no, ragazzi, questa è andata bene, questa è andata benissimo, accidenti, però mo ragazzi la stessa fase mo malamente, mo lui si incazza ancora e per pia la lancia oltre alla spada e ha ancora due pallini. Ancora due pallini. Due pallini, amici. Però di però qua verità, mo ci siamo accorti, il secondo pallino è stato troppo veloce. Sì, vero, mi rendo conto. Ti rendi conto, Però, signori, noi questo... siamo a vedere ancora, ma bisogna dire che siamo un po' sconvolti dalla velocità con cui è finita la fase del secondo pallino. E siamo a vedere adesso, difendiamoci. Difendiamoci per bene. Questo adesso c'ha la lancia in mano, quindi anche dalla distanza Michiri! Può... Vai! Michiri! Michiri! Anche dalla distanza può farci del danno, sì, insomma. Sì. Vabbè, signori, le posture stanno salendo, anche la nostra, attenzione, perché potrebbe colpirci improvvisamente, ma noi facciamo questa cazzo di Michi, ripariamo, lui si ferma a pensare e poi ci fa una lancia una sventagliata di non si sa cosa. Madonna, di freccette, ci dà anche una staccarata, signori, non l'avevamo notato, attenzione, salto. Colpo di vento di terra che non riesce a questo punto. Comunque, se gli stai addosso, ovviamente la sua postura quello dovresti non dargli proprio il tempo. Ma mi raccomando, invece, stai lontano e dagli il tempo di riprendersi. Di Madonna, riprendersi, ragazzi, guardate l'energia! Guardate l'energia! Ma guardate l'energia, veramente, siamo distratti.
cazzo è successo? Ah, sei morto? Botta diretta. Benissimo, signori, sulle mani. Attenzione, signori, che qui c'è stata una rivolta improvvisa da parte del boss che ci ha colpiti e ci ha fatto morire. Quindi adesso abbiamo usufruito della prima resurrezione, non ne abbiamo più. Qui la postura se ne va, ovviamente. E qui okay, finisce okay, anche okay. Un'altra fatto, fase. Fatto. Abbiamo recuperato anche una resurrezione, se non erro. Sì, perfetto. Mannaccia la resurrezione. Ok, ragazzi, ultima fase. Mamma mia, mo sono cazzi. Mo sono cazzi, sapete. Questa elettrizza, folgorazione, via. Allontaniamoci, signori. Non abbiamo tanto da dire. Tanto la conosce benissimo, attenzione! E c'è di nuovo la morte, signori! C'è di nuovo la morte! Non si accontenta questo boss! In faccia della pigli, signori, attenzione, siamo in uno stato di morte attuale, non abbiamo più resurrezioni. Ci tengo a sottolineare questa cosa perché potrebbe questo boss regalarci l'ultima soddisfazione. Fatto, vai! Di questo Sekiro che è stato veramente fantastico. Ci sono due fiaschette. Ci sono due fiaschette, qui dovremmo ricorrere, secondo me, al riso, sì. A tutte quelle cose che sono ancora nell'inventario. Sì. Via, li presenti. Via. Ok. E signori, girovaghiamo ancora per la stanza. Diciamo che forse questa Santo, è la vai. Fase. Ma perché non l'ho becco? Benissimo, è la fase più complicata in cui lui diventa veramente incazzato, oltre che a diventare una sorta di dio dei fulmini dell'elettricità mondiale e con ovviamente una lancia lunghissima in mano. Quindi tanti punti a suo favore. Via. Ma poco però, poco... Poca azione, poco costrutto. Però guarda, se ti acchiappa il costrutto, come sì, succede? Sì, la acchiappa, intanto vanno via le fiaschette. E proprio subito l'altra fiaschetta, signori. Ragazzi. Dobbiamo ricorrere alle pillole. Scappiamo e come al solito, signori, siamo giunti nell'inventario. Prendiamo un pezzo di lota. un pezzo di riso, ce lo mangiamo subito questo ci vuole riso. Non voglio rifonderci a metà postura della quarta fase. Ci sta molto antipatico questo riso perché sale sempre l'energia. Perché non si capisce perché. Troppo potente questo riso. E questo ci infastidisce non poco. Signori, pariamo ancora sulla fascia destra. E ci manca ancora un vento di terra, signori. Manca poca postura al nostro boss e poca energia. Abbiamo preso le ultime pillole. Prepara l'ultima della folgorazione. Potrebbe uscirci la morte, signori. Alziamo tutte le mani in quello stadio. L'ultimo incontro di questo Sekiro. È l'ultima volta che possiamo fare il tifo per l'ultimo boss, il più significativo, il più forte, quello là che ci farà sognare. Madonna. Probabilmente siamo a zero energia, signori, non abbiamo più voce. Dobbiamo entrare nell'inventario, prenderci un pezzo di erba divina e stare lì ancora ad attendere e a cercare il momento per attaccare. Ancora ce ne va altra energia, di nuovo nell'inventario, grande figura di merda. Attenzione, prendiamo una goccia di sangue del drago, ma non si può mai sapere, cambia qualcosa. Ancora lui ci colpisce con raffiche di vento e noi una super castagnola stavolta, signori. Ragazzi. Ci siamo questa volta, l'abbiamo colpito. Ah, ci siamo ragazzi, ci siamo. Finisce ottimo. Anche la vita di questo. Però bello scontro, bello scontro. Cazzo, alla fine mi ha dato chiaramente più la leccia, ragazzi. Devo dire la verità, veramente bello scurno. Anzi che bello scurno. Ok, ragazzi, allora, da adesso in poi. Sì. Abbiamo ammazzato il boss. Quindi adesso gli diamo il colpo fatale, poi andiamo a mettere il nostro salvataggio, uscendo dal gioco, nelle varie piattaforme che devono custodirlo per senza fare i tre finali. Fare nulla. Senza qui fare bisogna nulla. Bisogna solo ammazzare. Solo ammazzare il boss. Una volta ammazzato il boss, vi faccio vedere. Ecco qua, ben fatto Sekiro, mi hai rotto il culo, grazie. Ok, stati bene. Dovrebbe comparire in lontananza un qualcosa che ci... via la possibilità, eccolo là, vedi? Là c'è il corpo, quell'ologramma rosso è il corpo di Kuro, di Guru Meditation. Intanto, maestro tutte quelle cose là, eccetera. Da qui bisogna salvare. Sì. Ok, ragazzi, abbiamo salvato. Primo finale. Cioè, quindi tu salvi per poi ripartire sempre certo, da qui. Certo. E ogni volta che fate un finale, ricaricate, okay. Senza andare nel primo. E scegliete uno di delle tre opzioni che vi si presentano. Cioè, bisogna scegliere tutte e tre. Sì, partiamo dal primo, per esempio, tipo, che ne so, consegna le lacrime del drago divino. Ognuno di questi fa una cosa diversa. Partiamo dal primo. Ok, adesso c'è un filmato da vedere. Sì, ce ne sono tre. Ce ne sono tre filmati. E basta, quindi questa non devi fare più niente. No, basta. Boh, mamma mia, secondo me, ragazzi, Sekiro
diciamo, giusto vi faccio vedere i finali, sì, perché i finali quali sono? Il primo finale, il primo finale è quello che abbiamo fatto, lo Shura, ti ricordi? Sì. Mo questo è uno degli altri tre finali, finali per un totale di 4 finali, esattamente, per un totale, okay, di 4 quindi finali. Nel primo dei tre finali da da qualcosa da bere, no, le lacrime del drago, questo è il primo fatto che diciamo, e lei si riprende, sì, no, che si riprende, aspetta, guarda di finale, no, lei muore, ma innanzitutto è un lui, che è Lord, lui muore, quindi e quindi noi gli diamo proprio con la spada mortale, gli diamo il colpo finale. Eh sì, perché era quello che lui voleva proprio, no? Dice, io non posso, io che tengo la maledizione del drago, se con la mia maledizione tutti quanti possono essere immortali, allora mi devi uccidere, quindi sta lo incoraggia buono. Anche sì, vedi, a dire non ti preoccupare, i vincoli dell'immortalità, e quindi praticamente. Beh, però che finale, buono. Questo è uno dei tre. Questo è uno dei tre finali. Quindi qui sblocchi un trofeo. Sì. Questo è uno dei primi trofei, diciamo così, del primo legati finale. Al finale, legati alla storia dei finali. Quindi dopo questo filmato, dopo il trofeo, innanzitutto tra l'altro continua, ancora, sì, continua il filmato. Adesso sei tu che c'hai proprio la bottega del fabbro. E allora vedi, allora tutto coincide, torna. Quindi. Sei tu il fabbro, il nuovo fabbro di questo. Chiaro. Quello poi tra l'altro c'è pure un'età. Esatto. Quindi mo o per cause naturali o perché qualcuno qualcosa cioè comunque doveva recettarsi quel signore, certo. Per cui noi prendiamo il suo posto, la sua eredità e tra con Emma vivremo sempre a fianco di Emma, quindi c'è anche un lato positivo, se vogliamo, che comunque eravamo anche un po' innamorati, poi Emma ogni tanto fa la manutenzione del nostro braccio e ce lo porta e dice che seguilo amore mio. Ogni tanto Napolo Zasso braccio si è fatto il si arrozzonesce, bisogna sempre un si po' arrugginisce. Va bene, signori, questo quindi è l'ultimo filmato. Adesso questo è il secondo finale. Va bene, signori. Lupo, dove sei? Lupo, io sono dove qua, sei? Consegna la lacrime del drago e sempre cioè, quindi in tu ti vedi un filmato, poi ricarichi la partita, esatto, su tutte le piattaforme che hai salvato, la rimetti, la ricarichi e riparti di nuovo da lì. Esatto. Come se nulla fosse. Adesso c'è un altro filmato. Quindi mo, se tanto mi dà tanto, le cose cambiano. Le cose cambiano. In questo filmato gli fa bere comunque queste lacrime di Cristi. E poi dopo lei invece lui vive. Non grippate che questa è che femmina. Gli non fa... so perché, signore. No, ma di che cosa gli fa bere? Lacrime e Cristi. Le lacrime di Cristi. Che lo sembriamo. Embriagoni. Vabbè, io la buttiamo a terra. E adesso prendiamo un'altra volta. Mortale, certo. Mo ci rimane da vota. Vabbè, ma in modo diverso, no? Ah, in modo diverso. Quindi comunque mori, se no non si salva. Ma tu, vieni tu filmare. Che possiate godere di una vita normale umana. Umana, ecco. Quindi lui fa quello che ha fatto tuo fratello Genigro. Generico. E si ammazza. Seghiro. E girano tutti quanti. È incredibile. Cioè, perché hanno filmato che si salvano tutti. Che show tutto quanto, pure Genichira, tutti i boss, Generico, il nonno, tutti Generico, tutti i demoni dell'Oe, tutto quanto. Demoni dell'Oe. E vabbè, tanto però dopo la morte, appunto. Dopo la morte. Sekiro. Di Sekiro! Sekiro! Che? Come puoi vedere, c'è Emma che prega sulla tomba di Sekiro con la spada e arriva anche il peccerello che si è salvato grazie proprio a sé, all'estremo sacrificio del nobile shinobi Sekiro. E pregam, che è dice Kisusko, Kisusko, che l'ha fatto che lo poco per noi. Stai andando via. Dice no, è già pregato. E già pregato per Sekiro, che le niente di meno, ma salvato. No! Non te ne stai andando? Ma com'è?
Vabbè, qui c'è una piccola chiacchiera tra di loro, sì. Riguardo proprio quello che ha fatto in vita Sekiro. Sì. E il suo ricordo chiaramente suo ricordo sarà indelebile che resta, nei loro cuori. Riecheggia per sempre, nell'eternità. Lady Emma, ti devo molto anche a te, che anche tu, diciamo, comunque c'era di fioschetto, mi messa a disposizione, cioè, sì, per l'amico in comune, quindi anche io ti devo, anche diciamo, io, una cosa di soldi, sì, te la darò. Adesso, signori, eccoci qua. Abbiamo ripreso tutte le piattaforme e le abbiamo messe sulla PlayStation 4. Partiamo quindi sempre dallo stesso punto. Sì. Guardiamo terza finale, terzo finale, ragazzi. Terzo finale che ci coinvolge questa volta in una narrazione differente. Sì. Riguardante, sarebbe a dire, sarebbe appunto un finale in cui si, diciamo, mezzo salvano tutti. Mezzo salvano. Vabbè, un po' con i coscirotti, esatto, la capa frandumata, però si salvano almeno, sono tutti vivi. Intanto sempre le lacrime. Quelle qualcosa, sono la chiave dell'acqua. La chiave dell'acqua. Cosa darà sto creatura? Perché se no non si può interagire proprio. Quindi lui riapre gli occhi e dice: oh mamma mia, sei chi, sei tu? E che devo fare? Non fanno due pari ore scuole, non dice niente. Sembra il beast. Va bene, signori, questa quindi è l'ultima fase in cui mo sfoderiamo di nuovo la spada. No, stavolta no, niente spada. Niente spada. Guardiamo il sole. Ah, bello. Vediamo. Questo è bello, però dai, un lieto fine, almeno per ora. Per ora, fine, per ora. Dobbiamo fare tappa. Dobbiamo fare tappa. Quivi. Nella locanda, cioè nel tempio della fanciulla celeste. Sì. La fanciulla celeste. Questo ci dà altre. Permettetevi di portarvi nel mio cuore e se lo assorbe proprio. Estrapola proprio, sì, tutte le lacrime che gli ha dato Sekiro. Ma proprio tutto il corpo, ma pure tutto il corpo di Kuro. Sì, sì. Se lo schiaffa proprio in petto. Benissimo. Capito? Lo porta nel suo cuore. Quindi adesso cosa accade? Accade che, logicamente, come nella migliore tradizione giapponese, noi dobbiamo mica finire qua. Questo ci preannuncia, potrebbe essere un finale che preannuncia un ritorno di Sekiro, perché è giunto il momento che loro vadano nella tana, proprio da dove è venuto il drago divino, quindi a occidente. E Sekiro chiaramente non è che li manda da soli, dice, scusa, vedi, quindi viaggia pure lui. Certo, che lei si deve dirigere, sarà molto lungo senza dubbio, tengo questo asciugamano in testa nel caso dovessi sudare, e tu vuoi unirti con noi comunque. E Sekiro logicamente dice niente di meno, non posso sottrarmi, cioè, ogni suo volere è parola, è un obbligo per me. Ti sono grata, Shinori, che adesso invece è la fanciulla divina che, avendo assorbito Kuro, diventa lei la padrona. Sì. Vabbè, e adesso qui dice Sekiro inizia un altro viaggio e se ne vanno. Esatto, verso l'occidente. E magari può essere un Sekiro 2. Un Sekiro 2, chi lo sa? Un DLC. Qui finisce, no? Qua finisce, ragazzi. Qua è proprio finito tutto. Il mondo possibile, immaginabile di Sekiro. Sì. E quindi, ragazzi, niente. Beh, signori, io siamo alla fine del viaggio. Come ho già detto. Sì. Sì, no, volevo dire, come ho già detto più volte e ho promesso anche in diretta, il prossimo gioco di From Software lo faremo Blind Run. Così signori, lo studio parierà e tutti quanti sono del parere che qualsiasi gioco, secondo me, bisognerebbe affrontare. Qualsiasi gioco. Sì, bisognerebbe affrontarlo tu. Beh, prossimamente, ragazzi, non sappiamo ancora quale sarà la prossima novità videoludica sul canale, ma però, vi terremo aggiornati. Ma sicuramente, restate sintonizzati. Che vi ringraziamo, signori, tantissimo. Non smetteremo mai di farlo perché notiamo che molte persone iniziano a seguirci. Perché se facciamo le robe, la gente ci segue. Fai un cazzo, la gente ti schifa. Schifa. E giustamente è così, è proprio la vita. Quindi così. Noi ci auguriamo di portare altri contenuti che possono essere di vostro gradimento. No, noi ci impegniamo nel farlo e cercheremo di mettercela tutta, come stiamo anche dimostrando. Diciamo un pochino. Una puntata. Vabbè, però dai, qualche cosa in più stiamo facendo. Sì, vabbè, le canzoni. Intanto, signori, però, noi vi porgiamo un inchino. Vi ringraziamo tantissimo, vi abbracciamo e vi diamo appuntamento al più presto. È stato un viaggio bellissimo, tutti insieme. Un saluto da In Civile Urbano e un grandissimo abbraccio da Tarta 4. Uscita Tony.
because